Nuovo test per il Capurso. Dopo due risultati utili di fila, arrivati in arrivo una Cormar Reggio Calabria determinata a ritrovare la vittoria. Amici di Puglia 5, buon pomeriggio da Davide Menolascina. Si gioca l'ottava giornata di Serie 2. Caglioli indietro, Martino ancora una volta a cercare il rinvio in profondità. Si è sganciato Cilone che calcia in porta. Primo intervento di Lisco, leggero, imbucata per Pavone. Vediamo se riesce a girarsi su Mancino. No, appoggia per Leggero che entra in area di rigore e chiama il primo intervento anche Nino Martino, che mette in corner. Ancora Caio alla battuta del calcio piazzato all'indietro per il destro di Cilone. C'è una deviazione e ancora reattivo Lisco. Ancora Caio a sbrogliare. Pavone stava quasi per intercettarla, poi Adornato accompagna Cilone sulla sinistra. 3 contro 3 potenziale, puntata di Adornato che scheggia il palo. Da Macco per Leggero, di prima intenzione. Palla di poco fuori. Uno contro uno con Maluco. Cerca il tracciante, intercettato però da Caio. Parte il contropiede, Caio, puntata di Caio. Ancora una volta Lisco c'è. Caio a cercare Maluco, che dentro l'area di rigore sfugge alla difesa avversaria e firma l'1-0 della Cormar, suo primo gol in campionato. Maluco in avanti verso Franzini, buona palla per il destro di Caio che incrocia e chiude alla grande la combinazione, raddoppio del Polistra, 2-0, firmato Caio Junior Pagliussat. Primavera per Campagna, cerca il tiro da posizione impossibile, scheggia l'incrocio dei pali. Da Macco, finito il tiro, va su Mancino, calcia in porta da Macco, la palla resta lì, Cilione riesce ad alzarla. Da Macco, finta il tiro, va in porta, l'ha toccata Martino. Per in avanti con il destro, ancora Martino reattivo. Martino verso Caio, in avanti Maluco, destro di Maluco che sfiora l'incrocio dei pali. Perri, palla corta, Adornato se ne impossessa, arriva Pavone che cerca di portare alla via Adornato, vince il duello, ancora Adornato, gran sterzata, Adornato fa la barba al palo, verso Perri sulla corsa sinistra, prova a passare su Caio, ci riesce, ancora Perri, vicinissimo all'1-2, Leggero, dalla distanza, ancora Martino alza il pallone, Caio, dentro, palla che filtra dalle parti di Maluco che ancora una volta sorprende la difesa del Capurso e firma lo 0-3. Fischio dell'arbitro. Perri va in porta, spacca l'incrocio. Per allora Campagna, nuovamente Luca Leggero, disturbato da Caio. Campagna non riesce a sottrarre il pallone. In avanti il pallone per Torino che punta la porta ma deposita al lato. Perri in avanti, proprio Maluco che va a prendersi il pallone, può puntare la porta. Maluco, palla sul palo e va a accomodarsi in panchina, grande gara la sua davvero. Campagna serve direttamente Franzini che può puntare la tre quarti avversaria. Franzini con il destro, Lisco sul primo palo è attento. 3 gol in 3 minuti a rimontare sono una bella montagna da scalare. Leggero calcia verso la porta, Caio intercetta e va a mettere dentro subito il 4-0 che di fatto chiude il match. Doppietta anche per Caio. Pavone dentro da Leggero sul secondo palo, Primavera sinistro in porta, ancora Martino bravissimo, Leggero tiro respinto, la porta è vuota, Franzini cerca spazio per calciare, se la sposta sul destro e sfiora il gol. Leggero la gira a destra da Campagna che non controlla bene, Caio ancora con il piatto per fare tripletta, centra l'angolino, tripletta di Caio, stavolta sì che la partita è chiusa, arriva il 5-0 degli ospiti, finisce così al palo Livatino. Doppietta di Maluco, tripletta di Caio e la Cormar Reggio Calabria vince 5-0 sul Bulldog Capurso.